Mister Francesco Loi, al via la nuova stagione per la Costa Orientale Sarda, secondo anno del nuovo progetto che, insomma, con tanta ambizione si affaccia al nuovo campionato. Avete iniziato già da una settimana, com'è l'aria? Ma diciamo che rispetto all'anno scorso, dove comunque si era dovuto correre tanto per tirar su la squadra e soprattutto spostare tutta la struttura da Muravera a Tertenia, quest'anno abbiamo avuto abbastanza tempo per programmare e quindi abbiamo avuto anche tempo per valutare tutte le scelte. Siamo abbastanza contenti per ora del gruppo dei ragazzi che siamo riusciti a tirar su, soprattutto del gruppo di giovani che sono arrivati dal territorio e non solo, anche da alcuni paesi della Sardegna abbastanza lontani da Tertenia, però comunque diciamo che si continua sulla falsa riga dell'anno scorso, ovviamente cercando di migliorarsi. Ecco, nell'intervista di fine stagione scorsa per festeggiare la salvezza ci aveva detto: sarà un anno di un'estate di grande riorganizzazione, no? Punteremo molto anche sulla riorganizzazione societaria. Ecco, questo avete fatto oltre al mercato. Beh, sicuramente la società ha tenuto dei punti fermi importanti, delle figure storiche che arrivano già dall'esperienza di Muravera, ma ha avuto un tocco di freschezza e di novità con delle nuove figure professionalmente molto valide. È cambiato tanto sia a livello di struttura dirigenziale che a livello di staff tecnico. Di questo siamo contenti, perché per noi è sempre un segnale di crescita e linfa vitale per cercare di rinnovarci, di andare avanti, di far sempre meglio. Mercato, tanti nuovi nomi importanti in tutti i reparti, tanti esperti ma anche tanti giovani. Sì, però esperti, diciamo esperti perché sono tanti anni che giocano in questa categoria, ma anagraficamente la squadra è stata ringiovanita di tantissimo, perché sostanzialmente degli over più datati è rimasto solo Ale Cadau, Maurizio Floris, e Davide Moi ha smesso di giocare, ha passato a far parte dello staff tecnico, Matteo Mancosu ha fatto una scelta diversa, ha iniziato comunque una carriera da allenatore, e i ragazzi che sono arrivati sono tutti ragazzi sostanzialmente dal 94 al 96, quindi teoricamente abbastanza giovani o comunque nell'età migliore per giocare a calcio a questi livelli. Quindi in generale abbiamo fatto un ringiovanimento, abbiamo cercato di tenere anche qualche ragazzo che usciva dall'età dei fuori quota, come Magia e Manca, che per noi sono comunque due ragazzi che meritano di tenere la categoria, sui quali crediamo tanto, e ovviamente starà a loro poi dimostrare di poterci stare, non più con il privilegio dell'under ma con il peso dell'over. Ecco, un precampionato con tanti amichevoli di livello. Sì, diciamo che non è facile, perché lo scaglionamento dei campionati, tutti con date diverse di inizio, rendono difficile organizzare amichevoli. E siamo riusciti a programmare una scaletta di amichevoli con squadre anche di spessore, di eccellenza, come la Tarros e l'Iglesias, e poi andremo a chiudere sostanzialmente il giro di amichevoli con la Torres il 20, per testare un attimino di che pasta siamo fatti e soprattutto a che livello è la condizione. È ovvio che in questo momento le amichevoli servono per ottimizzare la condizione, per far amalgamare il gruppo, soprattutto con i nuovi arrivati, per far crescere i giovani che si presentano per il primo anno a questo campionato e per rimettere in moto magari chi è già alla seconda esperienza. Ecco, in chiusura abbiamo visto, siete in tanti a questo allenamento, ma quasi la metà faranno poi parte dell'Under 18, comunque insomma c'è una grande attenzione per il settore giovanile, quest'anno l'ha detto prima, parte l'Under 18, questa commistione tra prima squadra e, chiamiamola, primavera, che è una novità. Siamo in tanti volutamente e i ragazzi che hai visto oggi faranno tutti parte della prima squadra.
Poi è ovvio che essendo in tanti, soprattutto per loro, ci sarà per molti lo sfogo naturale, sarà l'under 18 e la juniores, perché faremo tutte e due, ma la crescita comunque per me sostanziale è il lavoro durante la settimana. Poi sai, è un mondo dove gli episodi ti portano magari a guadagnarti qualcosa che non ti aspetti. Io sono sicuro che ci sono tanti ragazzi che hanno grandi potenzialità e sono sicuro che a fine anno, dei tanti che hai visto, tutti si saranno ritagliati il loro spazio. Poi molto spetta a loro, e il nostro compito è dargli la possibilità e metterli nelle condizioni di poterlo fare. Il resto spetta a loro dimostrarlo. Se poi vogliamo continuare a considerare un 18enne, un 17enne e ancora bambino, secondo me stiamo sbagliando. Quindi per noi dal 2003 al 2008 sono tutti giocatori che possono giocare tranquillamente in categoria. Ecco, l'ultimissima, è ancora presto per i gironi, però quali sono un po' le aspettative? Ah, non mi aspetto grandi cambiamenti. Probabilmente, visti i problemi logistici dello scorso anno, magari si rivedrà qualcosa a livello di girone campano, però sai, gli incastri poi dipendono sempre dalle squadre del sud, quante sono, dove riesci a mandarle, c'è la difficoltà a metterne troppe nello stesso girone per un problema di ordine pubblico nei derby, quindi ci prenderemo quello che arriva. Sarà sicuramente un girone di alto livello, dove noi sardi ormai stiamo purtroppo rimanendo sempre un numero esiguo, perché quattro squadre sono veramente poche per rappresentare il calcio sardo a livello dilettantistico. Sicuramente cercheremo di vendere carissima la pelle dovunque dovessero metterci. Accetteremo con serenità quelle che saranno le scelte della federazione, anche perché comunque non penso che per le possibilità che abbiamo noi di girone ci siano grandissime differenze.